Vanessa e Anastasia, vi voglio in camera fra 20 minuti al massimo, perché io sonno e voglio andare a dormire, d'accordo? Mamma? Sonno. Allora, abbiamo scoperto ieri, passando qua in macchina per andare al ristorante a Calagonone, che c'è, che cosa? Un parco avventura. Un parco avventura gigante, ragazzi, e oggi siamo venuti subito a provarlo. Anastasia, sei contenta? Sì. Speriamo che riuscite a fare lo stesso tragitto, eh? No. Lo stesso percorso, perché va in base all'altezza, mi hanno detto. Vedi? Guardate che meraviglia, adesso proviamo tutto. Sei contenta? Dai, andiamo. Allora, purtroppo dobbiamo dividerci perché tu devi fare un altro percorso per bimbi quello un po' tipo più alto piccoli. Così, Anastasia, io quello tipo così. Sì, e tu quello invece un pochino più alto. Magari poi riuscirò anche a venire un po' da te, ok? Tanto da te ci sono comunque i ragazzi. Ok, adesso mettiamo l'imbragatura. Cioè? Tutto la corda, il caschetto, tutto ciò che serve per non farsi male. Fatto. È fatta la coda? Ma poi lo devo appendere. Eh sì. E come? Facciamo il percorso, tranquillo. Come si fa? Ti aiuta lei, amore, tranquillo. Da qui? Sì. Non preoccuparti, amore, È un percorso spieghiamo semplice. Tutto. Ok, bimbe, siete pronte? Sì. Allora, ragazzi, Vanessa sta facendo il percorso prova. Vediamo come se la cava. Vai, sali di un altro che ti conviene. Ok, te ne sganci uno, te li tengo io, non ti preoccupare. Vai, lo metti da questa parte. Esatto, vai sul magnetto. Chiudilo bene. Ok, ragazzi. Qui. No, quello interno. Primo. Quello esterno. Scavalca, esatto. E vai subito su quel magnetto rosso. Lo sganci uno, lo attacchi, poi sganci l'altro e lo attacchi. Primo percorso. Il problema è il mio nome è Tore, ti chiami, urli, fai quello che vuoi, fare. Okay. Qua la devi infilare, Ani. Dove? Qua? Sì. Sì. Brava, passa sotto. Ok. Adesso? Ah, da qui? Allora, brava. Sì, è giusto. Dove qua? Ok. Fallo passare. Brava. Non esce. È giusto quello che stai facendo. Ah. Vai. Ok. Brava, Mare. Devi agganciarli tutti e due, penso, no, Vane? Siamo sicuri di questa cosa? Sei agganciato? Sei sicura? Ok, fai il percorso, vai. No, non guardare me. Concentrati, Vane. Piano piano, non c'è fretta, te l'ha detto. Dai, Vane, brava. Sempre concentrata, eh? Ok, Vane. Tieniti sempre, vai più avanti. Per sganciare l'altro ti ricordi che lo devi forse passare, devi chiudere quello, brava. Vai, brava amore. Sei altissima, eh? Questo è più difficile, eh? Mi raccomando Vanessa, non ti sconcentrare mai, eh? Ok? Non avere fretta. Ok, con calma Vane, non c'è fretta, non stai gareggiando con nessuno. Sei anche in alto, aria fresca. Vanessa, non ti sconcentrare, non guardarti in giro.
Hai capito ormai, vero, come si agganciano? Guarda dove vai, bravissima. Eh? Ah, non lo so. No, no, aspetta, aspetta. Aspetta. Concentratissima, eh? Brava. Ciao. Ah, ciao, te l'ho, ecco, ecco, ecco. Che tunno il pauroso. E qua ti devi carrucolare, eh? Vane, in mezzo, la carrucola. Allarga i due agganci. Calma, non fare quella esperta, che io ti conosco. In mezzo. Ok? Adesso agganciali bene, eh? Non si aggancia? Ascoltami, ricordati, quando arrivi in fondo prendi la corda. Siediti e vai di piedi. Brava! Ti ricordi come si agganciano? Sì, vieni di qua, come faceva qua. Bravissima! Adesso devo passare la testa. Con calma, amore, non c'è fretta e non ti distrarre mai, giusto? Sì. Sempre super concentrata la mia piccolina. Andiamo! Vai! Pronti! Concentrata, eh? Tanto ormai lo sai memoria. Vabbè, però ti devi concentrare lo stesso, perché se... Sono grande per quello che ha fatto adesso Paolo. Certo, amore. Brava, amore. Bravissima, amore. Sei diventata un'esperta. Ok, qui cosa abbiamo? Una rete? Vediamo quale pesciolino c'è dentro questa rete. Ma che bel pesciolino! È basso. Sì. Vabbè. Oh no, guarda dove c'è. Cosa? Ah, c'è un'altra. È divertente la carrucola, no? Sì. Brava, no, amore. Poi dopo quello dove devo andare? Vediamo. Un po' questo equilibrista? Piano, amore, che io a te ti vedo sì, sempre molto. Mi piace. Lo so che. Ma ormai già imparato. Non mi devi neanche aiutare. Nel primo. Allora, primo quando stavo facendo la prima giostra non mi sembrava bello, ma poi adesso è bellissimo. E Vanessa invece era un po' preoccupata all'inizio, poi invece ha capito perfettamente quello che doveva fare, perché anch'io. È un po' più complicato quello adesso di Vane. La seconda è bellissimo, ma la prima, cioè, dovevo ancora capire tutto. Esatto. Anche Vane, i ganci di Vane hanno un meccanismo diverso del tuo, quindi doveva capire un po' come funzionava. Perfetto, Vita. Vai di carrucola. Aspetta. Sei legata? Legata. Giusto? Ti sei schiantata, amore. Ho sentito uno schianto. Vane, adesso hai finito il percorso verde, si va in quello blu. Andiamo? Sei pronta? Eccola. Che se la sta cavando benissimo. Addio. Come addio? Dove vai tu? A Milano. A Milano. Aspetta. Vanessa è con Papa William. Ci siamo dati il cambio. È arrivata a destinazione. La vedo molto rossa in faccia. Comunque sono percorsi veramente stancanti. Ho visto dei bambini che hanno finito il percorso che erano bordo in faccia. Vai, amore. Poi. Ciao, amore. Ok, Vanessa è stanca, ha detto che le fanno male le mani. Gli ho detto che se vuole smettere può farlo. Dov'è il secondo? Andiamo. Aspetta un attimo che voglio vedere Vanessina. Paola ha accendito, poi vedremo di che colore sarà quando avrà finito. Ma grandissima ce la sta per fare. Eccola!
Boom! Come piace a te! Fatti vedere, amore. Sei rossissima. Com'è andata? Guarda che sei sudata. Sei sudatissima, madonna. Vuoi fare? Tu vuoi fare quello? Poi basta? Dai, Vanessina, l'ultimo lancio, poi basta. Bravissima. Va bene, brava. Madonna, Vane! Che botta! Brava! Bravissima, amore, anche te. Mamma non si è arresa, Vane. Vanessa non si è arresa, nonostante le difficoltà, la stanchezza, il caldo, a un certo punto sembrava che stesse per mollare e invece, guardate un po', è arrivata alla fine. Amore, è finito il tuo percorso! Bravissima! Stanca? Molto. Amore. Io ho una paura in quello alto 4 metri. Sì. Quello incrociato. Ah, avevi paura? Sì, sì, girava. E non sono mai tenuto in piedi. Infatti lì mi tenevo. Ti sei fatta un po' male alle manine, amore. Brava però, sei stata coraggiosissima. Tu l'hai fatto due volte, amore, anche tu sei stata coraggiosa. Non vorrei rifare. Adesso tocca a me e a papà e voi ci aspettate qua un paio d'ore, ok? Io lo faccio. No. Scusami, ragazzi, percorso finito, una bella rinfrescatina, qualcosina da mangiare. Come stai, Vane? Avevi mal di testa prima, ti è passato? Meno male. Te, signorina? Bene. Bene? Buon appetito, buona cena. Buone, l'orecchietto al pomodoro. E te cosa ti hanno messo? Anche la salsiccetta, amore? Ma che buona! Buon appetito, cucciole. Ci stiamo mangiando il gelatino anche. Che gusti abbiamo preso? Cioccolato e cioccolato. Brava, è buono? Allora, siamo tornate in stanza. Cosa dovete fare adesso? Andiamo all'anfiteatro. Sì. Dovete andare all'anfiteatro. Mi raccomando, Anastasia, stai attenta su quei gradini, che è buio, non si vede, che cadi. Allora, ascoltatemi bene. Io sono un po' stanca. Adesso andiamo all'anfiteatro. Andate all'anfiteatro, poi magari vi raggiungo. Okay. E poi però a nanna, ok? Sì. Tu hai il telefono carico? Sì. Sì? Sì. Che se ti chiamo mi devi rispondere, va bene? Dai, ci vediamo tra poco, ciao. Ciao. Attenzione a tua sorella e tu stai attenta su quei gradini che sono alti ed è buio. Sì. Ciao. Ciao. Allora cuccioline, siamo tornate in camera, le bambine però sono uscite, sono andate a teatro insieme alle loro amiche. Io sono molto stanca, però loro giustamente vogliono divertirsi. Quindi adesso le vado a cercare e cercherò di riportarle a casa e finalmente forse possiamo andare a dormire dopo questa giornata molto impegnativa al parco divertimenti. Siete tornati finalmente, è finito lo spettacolo? Adesso inizia qua lo spettacolo al bar, però io sono stanca. Mamma, stai qua, ci sono le mie amiche. Adesso aspetto che arriva anche Vane, che sta arrivando, e ne parliamo un attimo, ok? Io voglio andare a dormire perché sono stanca. Avete detto che volete rimanere ancora un pochino qua? Fate presto perché poi io voglio dormire e non vi voglio aspettare fino alle 2 di notte, ok? Allora William, noi iniziamo ad andare in camera e loro massimo 20 minuti li voglio in camera, Perché io ho... Tardi, Esatto, ho sonno. E basta bere Coca-Cola, Vanessa e Anastasia, vi voglio in camera fra 20 minuti al massimo, perché io sonno e voglio andare a dormire, d'accordo? Ci vediamo tra pochissimo, allora? Ok, Vane, stai sempre con tua sorella. Allora cucciolini, noi siamo rientrati in camera, io e papà William, ho avvisato Vanessa e Anastasia di tornare subito a casa perché veramente sono stanchissima, sono le 11:30 di sera, oggi è stata una giornata impegnativa, avete visto, siamo andati al parco divertimenti e speriamo che mi abbiano ascoltato e che tornino a casa presto perché sono con le amiche, giustamente sono in vacanza, si vogliono divertire, però a un certo orario devono rientrare. Ok ragazzi, guardo un po' di televisione in attesa che arrivino Vanessa e Anastasia. Papà William si è già addormentato, ovviamente. Insomma. È sonno, poverino, lui è stanco. Io aspetto che arrivino le bimbe. E speriamo che arrivino anche presto.
Questa donna è il nostro arciere. E questa donna adesso scaglierà da una distanza di oltre 20 metri una freccia cercando di colpire quell'ananas posto lì sopra. Prego, signora. 2000 years later. I nostri concorrenti che accetteranno di affrontare questa prova si metteranno al posto dell'ananas. Non c'è niente per aprire, una foglia magari. E chiudiamo le foglie. Così tanto sono. Ok. Buongiorno bimbe. Ciao. È mattina presto, è domenica mattina e stiamo andando dove? A fare un tour in barca. Un tour. Sei stanca, amore? Un tour bellissimo. Queste spiagge. Sì, dove andremo a visitare delle spiagge che stupende. Ci sono dei pesci che dicono che si possono prendere, si fanno prendere in braccio. Sì, certo. Sì, ci hanno detto che si fanno accarezzare. A proposito, Vanessa, la maschera, Credo sia in macchina perché io qua dentro non l'ho vista. Io guardo il messaggio, se c'è un messolino. Che si fa accarezzare, lo accarezziamo. Siete pronte? Un'oretta di macchina e poi andremo in paradiso. Abbiamo già fatto questa escursione lo scorso anno e a Grandinato, a metà escursione. C'è anche il video e lo posterò in descrizione per chi non l'ha visto. Andate a vederlo perché in quel video succede una cosa non tanto bella, vero? Ok, bimbe, siamo salite in macchina direzione Cala Gonone. Dormite se avete bisogno di dormire, perché tanto ci vuole un'ora, un'ora e un quarto, e ci vediamo quando siamo arrivati. Ciao ciao, buon riposino. Siamo arrivati, siamo saliti sul trenino che ci porta al porto. Siete contente? Sì. Ragazze, siamo partiti, prima tappa in arrivo. Guardate, salutiamo il golfo di Cala Gonone e ci rivediamo stasera. Siete eccitate? Contente? Siamo arrivate, prima spiaggia, guardate che meraviglia, prima caletta, adesso ci stiamo fermando, andiamo a farci un bagno super, facciamo il bagnetto amore? Subito ci rinfreschiamo? Vane? Guardate che meraviglia. Bambine, tu sembri perfetta per questa grotta, una donna della preistoria, cosa stai scrivendo sui muri? Il tuo nome? Lo riesci? Guardate che meraviglia ragazzi. Dove siamo? Ti piace Anastasia? Andiamo a farci subito un bagnetto perché abbiamo un'ora di tempo e poi si riparte per l'altra spiaggia. Dove è andata Anastasia? Dove vai amore? Qui c'è stato Pintus. Guardate qui, c'è scritto Pintus. Dove? Là, lo vedi? Dove vai? Vuoi andare a fare un giro? Tenta non farti male i piedini, Senti amore. Guarda quanto tempo ci sono. Tenta non farti male i piedi. Brava Anastasia, super coraggiosa che esplora la grotta. Vediamo. Anche tu? Vai. Vanessa la pantera. Attenta a non farti male, vai amore, vai. Vanessina, ci sei? No. Ci tuffiamo fra pochi secondi. Vieni amore. È andata dove c'è la sabbia. Ha raggiunto il pezzo sabbioso. Ani, andiamo? Boh ragazzi, Anastasia se n'è andata. Ce la siamo giocata. Dai. Poi si sta benissimo qua sotto, è freschissimo.
Ciao amore. Ciao amore mio, stai facendo un break? Cosa stai mangiando? I chipster. Prima tappa quasi finita, mancano tipo 10 minuti. Vanessa, sei uscita dall'acqua anche tu? Ti è piaciuto questo bagnetto? Tra poco dobbiamo rimbarcarci per la seconda tappa, ok? Asciugati per bene. Hai fame? No? Magari mangiamo nella prossima spiaggia? Sì. Okay. Qual è la prossima? Devo guardare un attimo l'itinerario, adesso te lo dico, okay. Si parte per la seconda tappa. E poi c'è il cibo. E poi in teoria dovremmo mangiare. Com'è andata la prima tappa? Vi è piaciuta? L'acqua era freschissima, le piscine di Venere sono bellissime, il nome dice tutto, salutiamole, ciao, ci vediamo il prossimo anno. Schettina, aperitivo. Anastasia, bimbe, guardate la grotta, che bella. Hai visto? Ti piace? La Cala Sisine, guardate che mare, ragazzi, stupendo, guardate che insenatura. Anastasia, vuoi venire a fare il bagnetto a Cala Sisine? Ti stai preparando l'asciugamano? Allora andiamo solo io e Vanessina, va bene? Se dopo cambi idea ci raggiungi. Va bene, signorina? Ma che bellino! Mi trovi? Se riesci a trovare un sasso un po' grandino? Cosa? Amore, io vado a fare il bagno, tu cerca i sassolini. Grazie, guardate un po', siamo salite sulla barca per la prossima tappa, guardate un po' cosa c'è. Wow! Super aperitivo! Contente? Avete fame? Cosa vorresti degustare? La focaccia, il formaggio, le olive. Occhio con le olivette, amore. E poi dopo quello ci saranno, magari c'è la spiaggia, poi ci saranno. Abbiamo ancora quattro tappe noi, eh. Poi c'è quella là dove puoi fare il tuffo. Dovremmo riuscire a fare anche i tuffi su questo giro, ok? Sì. Buon amore, panino? Col salame? Pane, opla, pane, ascoltami, il pane è già tagliato, puoi mettere le fettine dentro, ti aiuto? Guarda. Vuoi che ti aiuto? Le fettine di cosa? Beh, di salame. Ah sì, le faccio io. Stai attenta a non far cadere niente. Siamo arrivati nel punto in cui bisogna gettarsi nell'acqua. Anastasia, ma tu ti tuffi? Vediamo, se ti mette il salvagente scendi? Sì, brava, guarda che mare blu, guarda che mare blu che c'è. Tuffando. Sei già tuffata? Wow. Ma io non trovo gli occhialini. Hai perso la maschera? Adesso l'hai messa qua sopra? No, prima quando sono entrata. Ma dovevamo metterla nella borsa. Dime, guardate che arrivano i pesci, guardate come mangiano. Ma guardate quanti pesci che ci sono. Allora, bimbe, siete pronte? Non vuoi cosa? Il salvagente? Sei sicura? Ma io sto qui! Ciao! Sì,
Era bella fresca l'acquetta. Siamo guarda, a Cala Gabbiani. Sono pietre, non ti devi lavare le mani perché è questo. Non rimane appiccicata. Guarda. Si pulisce subito, è fantastica. Bellissima, amore. Fai una dormita là, vai. Ancora una pietra. Che bella. Prendila. E come si rompe? Bellissima, ma non si devono rompere. Andiamo a fare un bagnetto? Sì. Dai. Stasia, sta franando la montagna. Guarda. Ani, sta franando la montagna. Che ci cade addosso. Aspetta. Guardate ragazzi, qua sta franando. Non so se si vede, si capisce, ma stanno scendendo dei pezzettini di roccia. La gente se ne sta andando, si sono tutti spaventati, si stanno alzando tutti e hanno preparato tutte le valigie per andarsene, le borse del mare. È possibile che ogni volta che veniamo a fare queste escursioni succede qualcosa di strano? L'anno scorso ha grandinato, adesso crolla la montagna. Speriamo bene. Guardate comunque che acqua, ragazzi. Ci sono dentro dei pesciolini. Anastasia, devi entrare, devi guardare. Ci sono dei pesci bianchi. L'ultima spiaggia. Eh? No, con l'ultima spiaggia. Vuoi tornare a casa? No. Ah, pensavo... Voglio farlo da capo. Da capo non si può, però forse c'è ancora una spiaggia. Dopo questa. Dopo questa forse c'è ancora una spiaggia. Ma non entri in acqua, vai a fare il bagnetto. Ci sono dei pesci bellissimi, piatti e grandissimi. Metti la maschera e metti la testa dentro l'acqua. Credimi, fidati. Dai, prova! Però, forse dopo ci sarà la frutta e forse anche il dolce. Sì, dopo sul battello ci sarà la frutta sicuramente. Anche, magari il dolce non lo sappiamo perché non l'ha. Io mi ricordo che ha detto la frutta, il dolce non lo so. Ragazzi, voi dovete fare tutte, dovete fare queste spiagge, dovete prendere la nostra testa in nave perché... Guardate, è un battello. Venite. Io mi porterei tutta questa sabbia. Ti sei innamorata di questa sabbia che è una sabbia che non si attacca, vero? Ed è piacevole. Tu la prendi in mano, poi si stacca subito. Guardate, sono asciutte bene bene perché sennò si appiccica. Certo. Sì. Si appiccica perché sei bagnata, sì. Ovvio. Guardate, ora ero ancora un po' bagnata. Sì, comunque è una sabbia diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, dai. Però se hanno messo quelle sbarre lì perché sarebbe successo. Certo, può capitare che frana ed è pericoloso perché un conto se frana leggermente, un conto se invece frana sassi grossi. Mio papà è appena stato punto da una vespa. La seconda volta. E anche un signore. Qual era il signore? Il signore adesso è andato via perché veramente sono pesanti queste vespe. State attentissime perché qua dove siamo noi ce ne sono tantissime. Il signore non aveva poverino, la poverino papà. Per fortuna il signore non aveva la navetta come noi perché papà già li brucia un sacco, almeno se n'è andato a casa subito perché se aveva la navetta doveva aspettare come noi e li brucia ma un allora sacco. Da quello che ho capito il signore andava via alle 5, adesso è ancora prestissimo, secondo me si sono proprio spostati perché sì. guarda ce l'ho addosso, sì, io sì mi ricordo quelli che erano qua, esatto, sì, loro prima li avevo visti che urlavano la... poverino papà, adesso è andato in acqua. Guardala, ce l'ho addosso, eh. Anastasia, attenta, ce l'hai addosso. Anche l'estate vogliono, adesso? Guardate che bella questa nave che è appena arrivata. L'unica soluzione è andare in acqua, dai. Andiamo in acqua. Ce l'ho addosso? Però ci dobbiamo buttare giù, perché sennò... Andiamo in acqua, perché altrimenti rischiamo che ci pungono. Dai, muoviti. Ragazzi, guardatele. Le vedete? Sono qui e non ci abbandonano. Guardale. È pieno di api, pieno di api. Avevo i rizzi che mi erano qui, avevo nascosto qua. E allora potrebbero sentire l'odore. Papà sta uscendo dall'acqua.
Aspetta che vado a vedere come sta papà. Vado a prendere la maschera io. Come stai? Sta male? Dov'è? Sei tutto rosso. Ti brucia. Dov'è? Sulla gamba l'appunto, vicino al ginocchio. Papi, posso vedere? È qua. Poverino. È rosso sì, poverino, gli ha fatto male. C'è il pungiglione, guarda. Ma poverino, guarda, mi dispiace, non so cosa dirti, non abbiamo dietro l'ammoniaca. Purtroppo è caduto al mare. Bimbe, state attente perché non ho l'ammoniaca dietro. Sai cosa bisognerebbe comprare? Bisognerebbe comprare gli stick all'ammoniaca che servono proprio in queste evenienze. E adesso le compro, quando torniamo a casa la compro. Deve togliere il pungiglione. Ma come fa? William ha messo la maschera sulla puntura della Vespa, così che con la pressione dovrebbe uscire il pungiglione. Vediamo se funziona. Ragazzi, guardate come si è gonfiata la pelle di papà, William. Ma è normale? Sono riuscita a essere punta anch'io dalla Vespa, come potete ben vedere. Non ci stanno abbandonando, non ci mollano. Brucia come non mai. Bambine, scappiamo perché almeno non pungono anche voi. Io e papà siamo state punte. Andiamo. Celine, siamo tornate a casa dalla nostra super gita sul battello. Ci siamo divertite tanto. Siete molto stanche, lo so. Vi devo chiedere però una gentilezza. Visto che mi brucia il morso dell'ape, brucia ancora. Mi mettete un pochino, per favore, di ammoniaca? Grazie. Aspetta, qua, Vane, lo vedi il puntino qua sotto? Sì. Violetto. Brucia un po'. Ah, brucia! Allora, io ragazzi in 48 anni non sono mai stata punta da una Vespa. Immagino sia una Vespa e non un'ape. Sono contenta, tra virgolette, di essere stata punta, così almeno mi sono tolta il pensiero del fatto che io possa essere allergico oppure no. Brucia un pochino, però devo dirvi la verità, pensavo peggio. Invece appena ti punge sì, fa male, però passa quasi subito. Forse mi brucia più adesso che sto mettendo l'ammoniaca che non prima. Salutiamo i nostri cucciolini perché siamo veramente stanche e dobbiamo anche andare a cena. Anastasia, ma quanti iscritti hai preso su Instagram? Ragazzi, quanti ne ha presi, Vane? 584. Salutiamo i nostri cucciolini? 585, Ani, un altro in più. Salutiamo i nostri cucciolini? E ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale mio, Vane, su Instagram e quello di Anastasia. Anastasia Moe Moe. Anastasia Moe Moe. Ciao! Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare.